Bello sapere che io devo andare proprio verso le nuvole, dove a volte ci sono anche i lampi. Ed eccoci qua in un'altra camminata. E quest'oggi si va a Bollate, ma perché proprio Bollate? Perché sto andando a trovare un mio amico, un mio caro amico a cui tengo molto, e sua sorella che è una delle due grafiche del mio canale, ed è anche la stessa che mi ha fatto questa maglietta qua, che potete tranquillamente trovare link in descrizione nello store e comprarla. Io non ci guadagno nulla, sugli acquisti della maglietta lei ha una percentuale nemmeno così alta. Ma è veramente fantastica, è bellissimo il disegno e quindi se vi interessa comunque link in descrizione, lo store delle magliette lo trovate, poi ci sono anche altri accessori, tasse con su il disegno, tutto quello che volete. Come camminata per arrivare a Bollate dovrebbero essere circa 6 ore, io già da mezz'oretta che sto camminando, ma prima era veramente buissimo perché sono partito alle 6 del mattino e non si vedeva, la GoPro non riusciva a prendere quasi nulla, cioè era abbastanza inutile filmare. E niente ragazzi, si prospetta una mattinata leggerina, più che altro la cosa che mi fa pensare è che, come potete vedere, se a destra c'è l'alba e sta comparendo il sole, io devo andare proprio a sinistra dove ci sono le nuvole e il temporale. Questa notte ad Abbiategrasso ha veramente fatto un temporale della Madonna. Però guardate che bella l'alba là. Veramente bella. Come la dea della fertilità, porti l'abbondanza insieme alla felicità. E non parlarmi di diete e digiuno, voglio tante curve come in Formula 1. Bella, sei bella, per me sei bella come il sole. Tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole. Mi presento nudo come Dio m'ha fatto, sai. Non lo giudica nessuno. E quando il sole calerà e resteremo al buio, si vedrà se ci saranno stelle in tutto sto tumulto. Penso una lacrima per ogni anima che ha perso tutto e l'ha salvata la mia pagina. Sta roba è fatta per chissà che patirà, ma al di là dell'aldilà questo suono rimarrà. Penso una lacrima per ogni anima che ha perso tutto e l'ha salvata la mia pagina. E lo farò finché il mio petto cederà e la mia stanza diverrà il canale della Manica. Allora, Thor, patticchiarami Cizia Lunga. O fai piovere o non fai piovere, perché queste due goccioline qua ogni tanto sono solamente fastidiose e non servono a nulla. Quindi, deciditi, o mi benedici con la tua pioggia e mi rinfreschi, o te ne vai. Sta in tribunale, appeso al collo del piede piatto. Babalù sta nel mio cuore. Anche il mio cervello è pieno zeppo, Babalù. Finalmente mi sto un pochettino rinfrescando, era anche ora. Amore un corno,
i panni s'asciugano soli e sto freddo non viene da fuori, io ce l'ho dentro, me ne andrò su una barca dei fiori, me ne andrò però non me lamento, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura, nella notte scura, a far risse, guerre scommesse, mille schifezze, tremo, tremo forte, fra le tue carezze, tremo, tremo forte, fra le tue carezze. Finalmente un attimo di riposo, mancano 2 ore e 50, ne sono circa poco meno di metà strada, pochissimo meno di metà strada, e io direi che assettettiamoci. No, oh, che dolore, non so perché, ma quando cammino con lo zainetto mi fa molto più male la schiena che camminare con lo zaino grosso, e non capisco il perché. Probabilmente potrebbe essere che lo zainetto io lo preparo veramente a cazzo, invece lo zaino grosso magari sistemo molto meglio le cose, eccetera. Allora, precisamente mi mancano 2 ore 50 minuti e 14 km. Adesso qua sto qua 15 minuti, mezz'oretta, poi riparto e mi faccio le ultime 3 orette di cammino. Ecco, mi è arrivato alla stazione di Bollate, sono le 14.08, ci ho messo 8 ore precise praticamente, e contando che sono fermato un quarto d'ora per la pausa, il cammino doveva essere di 6 ore, poi io mi sono anche addormentato su una panchina poco prima di Rho, va benissimo così come orario, sono il straorario. Ma adesso andiamo a buttare giù dal letto Zucca, perché ho la sensazione che stia ancora dormendo. E lui è Zucca, finalmente sono arrivato. Sì, mi hai svegliato. Vabbè. Io l'ho detto prima che probabilmente stai ancora dormendo perché non mi risponde ai messaggi, e quindi c'è gente che cammina 8 ore al giorno, per fortuna c'è gente che dorme, che dorme anche per 8 loro. Ore. E niente, al prossimo video. È andato a dormire alle 6. È andato a dormire alle 6? Sì. Io mi sono svegliato alle 5 e mezza per partire alle 6. Sì, ma lo sapevo che tu ti svegli a quello, quindi ho detto almeno così. Mentre lui cammina, io dormo. Non mi rompo il cazzo aspettandolo come un pirla in dopo. Beh, effettivamente ha senso. Io sono un grande sveglitore. Io posso dormire anche 2 ore, proprio mi sveglio se c'è qualcosa di importante. Quindi io sono importante. Diciamo che quello che mi è successo in quest'ultimo periodo, almeno sei qualcosa. Ottimo. Vabbè, dai, meglio di nulla. Addio.